Ciao a tutti! Come vi avevo preannunciato nel precedente video, oggi vi state accingendo a vedere un altro video haul di libri. Perché? Perché ho ricevuto altri regali di compleanno, alcuni regalati proprio dalle persone scelti da loro, altri invece che ho potuto scegliere io, e poi vi spiego e perché. Ho fatto altri acquisti, alcuni recuperi a cui tenevo tantissimo, alcune occasioni e alcune chicche davvero che non vedo l'ora di farvi vedere. Vi annuncio sin d'ora che questo è l'ultimo video haul che vedrete quest'anno, almeno fino a dicembre. Lo dico e non lo nego. Nel senso, non che non farò più video haul perché decido di non farli, ma semplicemente perché non voglio più acquistare libri fino a dicembre, nel senso che a dicembre sicuramente riceverò dei regali di Natale librosi, perché ormai sapete che tutte le persone che ho intorno sono state indirizzate da me in questo senso. Sapete perfettamente che io non mi sono mai pentita di aver comprato libri nella mia vita, che leggo tanto, quindi se anche compro tanto la cosa non mi fa sentire in colpa in alcun modo, quindi non è questo il motivo per cui ho deciso di non comprare più libri. Non mi interessa neanche il fatto di avere tanti libri non letti in casa, perché io aspiro a una biblioteca personale da cui attingere quando voglio. Non è neanche questo quindi il problema. Il problema si pone quando mi viene l'ansia da lettura, nel senso che ho talmente tante cose belle, che io ritengo belle, che ho voglia di leggere, che fatico a scegliere che cosa leggere. Quindi diciamo che quando mi arriva questo stato mio psicologico di aver voglia di leggere tutto contemporaneamente e di non poterlo fare, mi fermo e semplicemente vado a pescare la mia libreria e per un periodo leggo quello che ho. Quindi ecco, questi sono gli ultimi libri nuovi che vedrete da qui a dicembre, appunto. Ci tengo anche a dare un taglio a questo video, che è quello che ho sempre un pochino fatto, ma in particolar modo voglio fare questa volta un po' diverso dal semplice elenco di libri che ho comprato, di cui vi posso parlare poco semplicemente perché non li ho letti. Vorrei parlarvi proprio dei miei percorsi di acquisto di libri, cioè dei motivi per i quali sono attratta da determinate cose, cosa mi ha spinto a scegliere un libro anziché un altro. È una cosa che voglio fare anche in merito a come decido che libro leggere, anche tra i libri che ho a casa, e vi farò un video anche sui percorsi di lettura di libri che ho e perché un libro me ne richiama un altro. Insomma, teoricamente è un po' complicato da spiegare, ma poi man mano che andremo avanti con questi video capirete meglio. Lo faccio anche perché ho ricevuto delle domande da alcuni tra voi in merito a ciò, nel senso, come fai a decidere che libro comprare, come compri i libri, come fai a decidere quale sarà la tua prossima lettura, quali saranno le tue prossime letture. Io mi rendo conto che nel mare magnum di tutto quello che abbiamo di fronte agli occhi, da tutto ciò che sentiamo, dai tanti consigli di lettura che seguiamo, può essere non semplice orientarsi. Quindi ecco, vorrei anche parlarvi di queste cose mentre vi mostro i libri che ho scelto o che mi sono stati regalati. Allora, partiamo dai regali. Allora, perché vi dico che alcuni li ho comunque scelti io? Perché, ad esempio, per il primo gruppetto da due libri che vi mostro, ho ricevuto un buono come regalo di compleanno da un paio di amiche e quindi ho potuto scegliere io che cosa comprare. Allora, ho deciso in primo luogo di comprare di Neil Gaiman American Gods. Questo perché ho letto a luglio, e se avete visto il video sulle letture di luglio lo sapete, il libro di esordio di Neil Gaiman, ovvero Nessun Dove, e a questo punto sono voluta andare sul suo capolavoro, su quello che è ritenuto da tanti estimatori dello scrittore il suo capolavoro. Neil Gaiman era un autore che mi incuriosiva tantissimo, ma non sapevo da cosa cominciare. Dopo aver cominciato dall'esordio, ho deciso di andare sul capolavoro. American Gods è definito un fantasy mitologico perché è una sorta di via di mezzo tra un viaggio on the road negli Stati Uniti e una guerra tra divinità mitologiche nordiche, se non ho capito male. Credo che sia un libro anche piuttosto complesso, sicuramente un libro molto molto denso che non vedo l'ora di leggere.
scrivere. Quindi questo l'ho scelto proprio perché voglio approfondire l'autore e lo voglio fare a partire, diciamo, dal suo capolavoro. Ho poi scelto, sempre appunto usufruendo di questo buono, un altro autore di fantascienza, ovvero Philip K. Dick con La svastica sul sole. Questo autore mi ispira da tantissimo tempo. Io ho avuto un incontro solo e sfortunato con un suo libro, ma semplicemente perché io avevo in casa un suo libro tra i pochissimi realistici che ha scritto, che oggettivamente non mi è piaciuto. Ma sappiamo che Philip K. Dick ha segnato la storia della letteratura per i suoi libri di fantascienza, che voglio esplorare assolutamente. Anche qui, perché sono partita dalla svastica sul sole? Perché la svastica sul sole di fatto è un'ucronia e a me piace tantissimo il tema, ovvero che cosa sarebbe accaduto se le cose, anziché andare in un modo, fossero andate in un altro. È un tipo di riflessione che a me attira tantissimo. Mi è piaciuto moltissimo l'anno scorso Il complotto contro l'America di Philip Roth, tra l'altro, che affronta un tema molto simile. Qui di cosa parliamo? Lo saprete tutti, anche perché è uscita una serie televisiva su questo libro che non ho visto, che vedrò dopo averlo letto. Philip Dick immagina che la Seconda Guerra Mondiale sia stata vinta dall'asse, e che quindi tutto il mondo sia diviso tra stati controllati dalla Germania nazista, stati controllati dal Giappone. Cioè, quello che fa Philip K. Dick è immaginare un intero assetto politico mondiale completamente diverso da quello che è uscito di fatto dalla Seconda Guerra Mondiale. È un lavoro sicuramente molto ambizioso, è un libro questo molto apprezzato, che ha vinto anche dei premi. Allora, qui dice: La svastica sul sole racconta la storia, le sue possibilità, la realtà e le riscritture, lo scontro culturale tra Oriente e Occidente, l'invasione della spiritualità nella vita quotidiana, il dramma morale di chi deve sopravvivere in un regime di sottomissione. Scritto nel 1961, è uno dei capolavori di Philip Dick, vincitore nel 1963 del premio Hugo. Non vedo l'ora di leggerlo, ovviamente. Poi ho ricevuto invece da una coppia di amici due libri che mi sono stati donati da loro. Uno è questo, un bel mammut di Newton Compton, Storie di vampiri, da Polidori a Stoker, da Maupassant a Conan Doyle. Oltre 70 autori ci accompagnano alla scoperta di una delle figure più celebri della letteratura dell'orrore. Loro sapevano che sono molto interessata alla letteratura sul vampirismo, lo sapete che sto seguendo un percorso proprio in merito alla scoperta, alla lettura di opere che si rifanno alla tradizione dei vampiri, e mi hanno voluto regalare questa raccolta, che peraltro ho guardato, mi pare proprio essere fatta molto bene, perché ha una bella introduzione saggistica sui vampiri e sul vampirismo, e poi è divisa in tre parti: il pre-Dracula di Bram Stoker, gli scrittori che hanno scritto in contemporanea Stoker e altri scrittori invece che hanno scritto racconti o romanzi brevi sui vampiri anche in epoca più moderna o contemporanea. Mi ispira moltissimo, contiene anche Il vampiro di Polidori, Carmilla di Le Fanu, ma anche tanti altri. Sicuramente non lo leggerò uno via l'altro, ma sceglierò così un po' a gusto tra le varie sezioni, almeno all'inizio, i racconti o i romanzi che mi ispirano di più. Sono molto molto curiosa. E poi mi hanno regalato una chicca, questo librettino di Abbia Editore, che è una casa editrice che voglio esplorare assolutamente di più, che sforna queste chicche meravigliose, questi racconti di scrittori più o meno famosi che si sono sempre occupati di gotico o horror, facendo queste edizioni meravigliose. Guardate che cosa non è questa edizione. È qualcosa di stupendo. Sono riportate anche le copertine delle prime
edizioni di quando i racconti sono usciti per la prima volta, sono meravigliose, guardate che roba, e all'interno sono semplicemente stupende. Ci sono, guardate qui, una lettera, ad esempio, scritta così, bellissimo, bellissimo. Allora, questo è di Aleister Crowley, Il testamento di Magdalen Blair. Mi attrae tantissimo la figura dell'autore che io non conoscevo. Adesso vi leggo perché deve essere stato veramente un geniale folle. Allora, nato in Gran Bretagna nel 1875 da una famiglia molto facoltosa, si mostrò ribelle fin da bambino nei confronti delle autorità religiose. La sua sete di conoscenza infinita lo porterà alle più svariate latitudini del nostro pianeta e la sua dirompente energia lo farà diventare occultista, yogi, alpinista, pittore e scrittore. Fu una delle figure più controverse del secolo scorso, al punto tale che venne da alcuni definito come l'uomo più malvagio del mondo, appellativo che egli stesso non mancava di fomentare. La sua lotta contro la morale bigotta lo rese uno dei paladini della controcultura del XX secolo. Oltre ad essere stato autore di libri dedicati alla magia teorica e pratica, fu autore anche di racconti, poesie e romanzi e morì nel 1947. Mi ha molto stupita un commento di Frank Harris, che era uno dei più grandi amici di Oscar Wilde, che non esitò a definire Il testamento di Magdalen Blair come la storia più terrificante mai scritta. Aleister Crowley non può far altro che rimanere impressionato, chi legge Aleister Crowley non può far altro che rimanere impressionato nel bene, scritto maiuscolo, e nel male, scritto maiuscolo. Questa è la storia di una donna molto vicina alla scienza, una scienziata che scopre di avere poteri telepatici. Il tutto porterà ad eventi piuttosto sinistri e mi ispira veramente tantissimo. Un altro regalo che ho ricevuto così, senza che l'avessi richiesto, da amici di famiglia, il vincitore del premio Strega di quest'anno è Emanuele Trevi con Due Vite. Sono felicissima di averlo ricevuto perché direi che era l'unico tra i finalisti del premio Strega che ero veramente curiosa di leggere. Emanuele Trevi mi attrae da parecchio. Io lo conosco come critico più che come scrittore, specialmente per il suo lavoro sulle riviste letterarie, ad esempio come Nuovi Argomenti, e per il fatto che ha scritto prefazioni e postfazioni per tanti classici. Ero rimasta particolarmente colpita, ad esempio, dalla prefazione sulla Coppia Fazi che io possiedo, piuttosto vecchia, che ha scritto per La Daniella di George Sand. Ho capito anche il suo stile di scrittura piuttosto ricco, molto molto bello, molto elegante e molto raffinato. Questa vicenda qui raccontata mi attrae moltissimo. Si parla di due scrittori, un uomo e una donna, che sono stati anche amici di Emanuele Trevi, della loro amicizia e del loro rapporto con la letteratura e con la scrittura. Anche qui spero di leggerlo nei tempi più brevi possibili. Poi i miei genitori non mi avevano ancora fatto i regali di compleanno, mi hanno dato del denaro da investire in libri, nel senso che io ho deciso di investirlo in libri, almeno una parte. Allora, di solito quando succede questo, io cerco di acquistare dei libri o che siano completamente fuori dalla mia comfort zone, che quindi magari non comprerei dovendo scegliere come utilizzare i miei soldi, oppure dei classici, dei libri che ho tantissima voglia di leggere, ma che posticipo semplicemente perché dico tanto li leggerò, li comprerò. Stavolta mi sono decisa in questo senso e ho preso due classici che voglio tantissimo leggere. Uno è Margaret Mitchell con Via col vento, in questa splendida edizione neri pozza che tutti consigliano perché ha una nuova traduzione rispetto a quella un po' più desueta della versione di Mondadori. Che cosa dire? Ho tantissima voglia di leggere questo libro, ovviamente non spendo parole in merito a questo bel romanzone americano, c'è solo da immergersi in questa lettura ed uscirne soddisfatti, secondo me e secondo tanti tra coloro che ho sentito aver letto questo romanzo. E poi ho comprato un romanzo proprio
in tema con la stagione che stiamo vivendo, ovvero Canto di Natale di Charles Dickens in questa splendida edizione Burr Deluxe. Io ho già David Copperfield in questa edizione, l'avete visto più volte e voi non ci crederete, ma ve lo giuro, cascasse il mondo è così, io avevo lasciato un posticino esattamente di questo spessore nella mia libreria per accogliere vicino a David Copperfield questo romanzo. Mi piace l'idea di avere diciamo queste due opere conosciute a livello mondiale di Dickens in queste particolari edizioni. Questa specialmente è semplicemente stupenda, stupenda, adesso vi mostro perché. Allora, la parte sotto è rossa, quindi anche la letta e comunque tutta la copertina all'interno è rossa. Il cartone è bello rigido, ma dentro è meraviglioso. Ci sono delle illustrazioni di PJ Lynch che sono qualcosa di fantastico. Allora, ve ne faccio vedere alcune. Dunque, questo è l'indice, cioè. Ci sono delle pagine intere con disegni fantastici, questo è l'incipit del capitolo, straordinario. E poi ci sono alcuni disegni, guardate che sulle pagine che avete in lettura. Tra l'altro il racconto, lo sapete, non è lungo, quindi anche il carattere è piuttosto, cioè, anzi piuttosto, è scritto bello grande, molto molto leggibile, è bellissimo. È bellissimo. L'idea di avere questo in libreria mi riempie di gioia, soprattutto, guardate, soprattutto anche pensando poi che lo potrà leggere mia figlia. Io sono contentissima quando ho libri nuovi, ho tanti libri in casa, anche per il fatto che io sarei morta di felicità se avessi avuto una casa piena di libri all'età che ha adesso mia figlia, che ha 11 anni, che è il momento in cui magari si può cominciare a sviluppare sempre di più, magari la voglia di leggere, cioè, no, guardate che roba, è bellissimo, e questo lo leggerò vicino a Natale, ne ho approfittato assolutamente. E poi invece un libro di cui ero curiosissima, e anche qui vi spiego qual è stato il mio ragionamento. Tantissime persone tra voi, da quando faccio video sui libri, ma per davvero non lo dico per dire tantissimi tra voi, no, davvero tantissimi tra voi, nei commenti mi hanno consigliato, mi hanno riportato le loro esperienze di lettura con la lettura di Stoner di John Williams. Io arriverò a Stoner sicuramente, ma non solo grazie alla lettura della canzone di Achille, ma anche grazie ad alcuni miei percorsi mentali ultimamente, mi sono riavvicinata alla lettura di classici classici o alla lettura di riscritture della Grecia, della Roma antica. E John Williams ha scritto Augustus e di recente Fazzi l'ha riedito in questa versione con questa copertina splendida. Parla ovviamente dell'imperatore Augusto e le vicende partono, mi sembra, dall'uccisione di Cesare, di Giulio Cesare. Mi è sembrato un bel modo per, diciamo, far combaciare, far confluire in un libro due curiosità che avevo. Una, quella di conoscere John Williams, che tra l'altro, oltre a Stoner, se non mi sbaglio, ha scritto anche dei romanzi western che mi ispirano parecchio, e questa voglia di ritornare in queste atmosfere, in questi ambienti della Grecia e della Roma antica in questo caso. Quindi sono partita da qui, ma se mi piacerà, come credo che mi piaccia, poi arriverò anche a Stoner e a tutto il resto. Poi cosa è successo? Quando sceglievo nella mia wishlist che cosa comprare, grazie al regalo dei miei genitori, mio marito era lì che spiluccava insieme a me e gli è venuta voglia di comprarsi dei libri. Allora, a me ha detto che me li regalava, ma nella realtà spesso mio marito, quando mi regala delle cose, prende dalla mia wishlist dei titoli che interessano anche a lui. Devo dire che sono molto felice perché nell'ultimo anno e mezzo, questo anno e mezzo che è coinciso con la mia ripresa fortissima di lettrice, di forte lettrice, è successo che ho insomma influenzato moltissimo anche mio marito e anche mia figlia in questa cosa.
nel senso che anche a loro è venuta più volte di leggere, specie a mio marito, che è un lettore sui generis, nel senso che magari passa periodi in cui legge moltissimo, poi sta anche 1 mese, 2 mesi senza leggere. Però insomma l'ho stimolato e mi fa tanto tanto piacere. Quindi ha scelto di regalarmi dei libri che vuole leggere anche lui. Allora, uno è di Douglas Adams, Guida Galattica per autostoppisti. Allora, lui è un estimatore da sempre del film, lo ama, è un film culto, esattamente come questo è un libro culto. Io credevo di non esserne minimamente attratta perché sapete, ve l'ho detto più volte, che io non sono attratta assolutamente dalla letteratura umoristica, però questo è uno di quei libri che è davvero culto per il genere, perché è sui generis anche volendo. Allora, esiste anche l'Oscar Draghi stupendo che contiene tutti e 5 i volumi ed anche uno scritto da Neil Gaiman come, diciamo, guida alla lettura della Guida Galattica. Però io non so se leggerò mai di più del primo volume, non ne sono certa, magari poi mi prenderò tantissimo e li vorrò tutti, però esiste in questa versione Oscar, esistono tutti e 5 i volumi e sono stupendi, anche a livello di copertina e tutto, e anche mio marito non sapeva se avrebbe letto gli altri, quindi abbiamo optato per questa versione, sono molto molto curiosa, devo dire, di leggerlo. Poi c'era un altro libro scritto da un autore giapponese. Quando mio marito vede Giappone non capisce più niente e sono contentissima, che abbia deciso di acquistare questo, La casa impura di Ono Fufuyumi. Questo deve essere un libro pazzesco, nel senso che, è un libro horror, tra l'altro, agghiacciante e indimenticabile. La casa impura è uno dei più grandi horror giapponesi degli ultimi decenni. E i giapponesi gli horror li sanno scrivere, gli horror quelli che fanno paura, paura, diciamo. Questo mi attraeva da tantissimo, a lui piace sia il genere che ovviamente la letteratura giapponese, e quindi ci siamo buttati. Questo dovrebbe trattare delle vicende molto molto sinistre che hanno a che fare con un condominio e con i suoi abitanti a Tokyo. Come un qualcosa che rende impuro qualunque persona, qualunque essere che venga a contatto con gli abitanti di questo condominio. So solo questo, non voglio sapere di più. Voglio semplicemente immergermi in questa lettura. Poi un libro che in realtà interessava più me che lui, ma poi ha letto la trama e è piaciuto anche a lui, è questo di Michael Niemi, Cucinare un orso di Iperborea. Probabilmente esplorerò di più nel tempo questa casa editrice perché secondo me sforna chicche interessanti, molto interessanti. Sapete che si occupa di letteratura del Nord Europa. Di questo libro ho sentito parlare benissimo. Siamo a metà dell'Ottocento, più o meno, in un villaggio molto a nord in Svezia, in un villaggio artico della Svezia, viene trovata uccisa una ragazza. Presto, diciamo, si vorrà chiudere l'indagine dicendo appunto che è stata uccisa da un orso. Ma i protagonisti, che sono un monaco spiritualista e un ragazzo, non vedono chiaramente in questa vicenda e vogliono continuare ad indagare. Ho letto che ha un po' il sapore di Il nome della rosa. È un romanzo che ha a che fare anche appunto con la religione e la spiritualità e mi ispira veramente, veramente tanto. Voglio solo leggervi 2 righe che ho letto qui dietro, tanto per farvi capire qual è l'atmosfera e il genere del romanzo. Dice: visionario, crudo, lirico, pulp, con fulminanti incursioni nel sapere scientifico ottocentesco e nell'estasi mistica, Cucinare un orso ci irretisce in un universo narrativo tanto audace quanto capace di proiettarci nel cuore vivo di un'epoca e di una terra ai margini artici del mondo, eppure così vicina alla nostra, dentro una storia di irresistibile forza epica. E niente, basta anche qui. Mamma, questa mosca mi ispira veramente un sacco. Andiamo poi ai miei recuperi, cerchiamo di sbrigarci un pochino. Allora, a inizio mese, innanzitutto, sono riuscita a procurarmi questi libri. Allora, a dir la verità, io questo l'avevo comprato in edicola quando uscì, è quello che riguarda l'Iliade, ma mi ero persa gli altri. Ma di cosa si tratta? Si tratta di questi libri illustrati usciti per Repubblica di Andrea Marcolongo,
che è una classicista, una donna, è una classicista che ha scritto diversi libri in merito all'epica e non solo, per quanto riguarda le opere classiche. Si tratta di storie e miti del mondo classico per ragazzi di tutte le età. E questo era l'Iliade, questo ve l'avevo già mostrato in un video haul. Mi attrae moltissimo il fatto di ripercorrere le storie epiche in maniera semplice, diciamo, ma soprattutto mi piace avere in casa questi libri per Daphne, che farà la prima media tra ormai pochi giorni e inizierà anche lo studio dell'epica. Quindi mi piace l'idea che possa appassionarsi anche a Grazia a questo tipo di letture. Appunto, io questo l'avevo trovato in edicola, gli altri che mi interessavano me li ero persi. Questo era il numero 4 e gli altri che ho preso io sono il numero 1 e il numero 2. Il numero 3 non so di cosa tratti, però insomma a me interessava avere questi. Allora, gli dei dell'Olimpo, anche qui solito titolo, quindi storie e miti del mondo classico per ragazzi di tutte le età. Mi piace l'idea appunto che ci siano riportati tutti gli dei dell'Olimpo, la loro storia, la nascita della religione politeista dell'antica Grecia. Sono bellissimi tra l'altro anche i disegni. Bello proprio, e poi l'Odissea, quindi gli dei dell'Olimpo, l'Iliade e l'Odissea, che è questa azzurra, anche qui stessa cosa, disegni all'interno, eccetera, eccetera. Quindi questi sono recuperi che ho fatto per me, per il gusto di rimmergermi in queste atmosfere, anche se in maniera molto semplice, ma soprattutto per mia figlia. E poi ho trovato usato, in un negozio dell'usato, la trama del matrimonio di Geoffrey Eugenides, se si legge così questo nome, che è il terzo libro di questo autore americano, che io ho imparato ad amare grazie a Middlesex, questa copia vecchissima, perché io lo lessi quando uscì, lo comprai, lo lessi subito, e questo è uno dei libri più belli che abbia mai letto. Non ve ne ho mai parlato perché l'ho letto 1.000 anni fa, ma mi verrebbe anche voglia di rileggerlo. La scrittura di quest'autore è qualcosa di magnifico, io lo amo alla follia. Devo ancora leggere Le Vergini Suicide, purtroppo scrive poco, ma Middlesex ne vale la pena. Se vi capita, non l'avete ancora letto, leggetelo. Io ce l'ho in copertina rigida perché lo comprai allora, ma lo trovate tranquillamente in economica. Come trovate in economica anche questo, in realtà, questo mi ispira un sacco. Anche qui ne ho sentito parlare poco, ma ne ho sentito parlare sempre solo bene. La trama è piuttosto semplice. Siamo all'inizio degli anni 80, se non mi sbaglio, negli Stati Uniti, in un'università dove ci sono tre protagonisti, una ragazza e due ragazzi. Una ragazza che è molto attratta in un periodo un po' più bohémien, un po' più diciamo innovatore anche dal punto di vista degli studi della letteratura. Lei resta molto attratta a classici quali Henry James, Jane Austen, eccetera, eccetera. Una ragazza tutto ad un pezzo, molto attraente, che verrà in contatto con questi due ragazzi molto diversi tra loro, un ragazzo piuttosto tormentato anche con crisi depressive, e un altro invece un giovane molto più gioioso, più diciamo comune, tra virgolette. Li vediamo muoversi in una sorta di triangolo amoroso, perché entrambi questi ragazzi si innamoreranno di lei in una fase della loro vita importante, che è quello del diventare definitivamente adulti, di scegliere la propria vita. È una trama, se volete, per niente originale, ma la scelta, ho letto, dell'autore è stata proprio quella di riprendere temi dei classici, perché sono temi presenti nella letteratura classica da sempre, e riscriverli in un certo senso con modalità ottocentesche quasi, ma in una chiave molto moderna. È un libro anche piuttosto colto, citazionista rispetto alla letteratura, alla storia della letteratura, e anche questo mi ispira da morire. Poi, prima di partire per Vinci, io avevo detto nel precedente video haul che avevo acquistato al Lago questa meraviglia di Bjørn Larsson, La vera storia del pirata Long John Silver, che volevo leggere a Vinci, appunto, nella settimana in cui sono stata a Vinci. In realtà, cosa è successo? Io ho terminato il libro che stavo leggendo 2 giorni prima rispetto alla partenza. Quindi ho detto, vabbè, intanto lo comincio, pertanto io sapevo che a Vinci non avevo modo né tempo né la possibilità di leggere tanto. Niente, l'ho cominciato, l'ho finito. L'ho cominciato di giovedì sera, sabato alle 6 di sera lo stavo per terminare e io sarei partita la domenica.
E mi è piaciuto in una maniera sconvolgente. Cos'è accaduto? Che alle 6 del pomeriggio di sabato, mentre lo stavo finendo, ho sentito il bisogno urgente, la necessità di andare a comprare l'Isola del Tesoro di Stevenson. Perché Long John Silver è l'antagonista, è il pirata cattivo di questo famosissimo classico, che è diventato anche un classico per ragazzi, di Stevenson. In questo libro la figura di John Silver è meravigliosa, ma ve ne parlerò, non mi dilungo perché già il video è lungo e devo parlare ancora di tanti libri, ci sarà modo di parlarne bene di questo libro. Io sono rimasta molto molto affascinata da questo libro, quindi per amor di scienza io ho sentito il bisogno assoluto di leggere L'Isola del Tesoro che non avevo mai letto. Quindi sabato alle 6 di sera sono corsa nella libreria più vicina che ho a casa mia, che è il Punto Giunti. E ho preso questo libro perché era l'unica versione, edizione presente dell'Isola del Tesoro, che è in una collana Giunti per ragazzi. La copertina e così via, l'impaginazione è assolutamente da libro per ragazzi, ma la versione è integrale, quindi non ca cambia poco. Tra l'altro sono contenta di aver preso per sbaglio questa edizione, perché in realtà nella collana ci sono diversi classici interessanti e mi piace molto l'edizione anche per Daphne, appunto, perché ci sono in fondo note sull'autore, ci sono eventuali altre opere che sono state tratte dal romanzo, quindi non so se ci sono state trasposizioni, sono indicate chi le ha fatte, quando, come. Ci sono tante notizie belle per i ragazzi. Io non sono rimasta impressionata da questo libro, tra l'altro avevo letto solo questo, ve lo sapevo di non avere tempo. E in una settimana ho letto solo queste poche pagine, ma ve ne parlerò. Però ve ne voglio parlare di questi due libri insieme. Quindi anche qui il motivo per cui sono corsa a comprare questo è stato veramente per avere un quadro più completo e più per riempire questa lacuna nel mio cervello, più che altro. Ma ve ne parlerò nei libri letti nel mese di agosto. Poi vi avevo già detto che quando vado via voglio sempre, se posso, compro un libro nel posto in cui sono, perché il libro mi ricordi sempre la mia esperienza di quando appunto non ero a casa. Allora, a Vinci dovete sapere c'è un negozio, un bazar che c'è in tantissimi paesi in Italia come tipologia di negozio, in cui si vende dal dentifricio ai cerotti, ai giornali, ai libri, ai giocattoli, agli abbronzanti, agli SPF, ai trucchi, tutto. Io spessissimo, quando andavo dai miei nonni da adolescente, andavo in questo negozio, c'è uno scaffalino con pochi libri, e andavo a scegliere dei libri da leggere in vacanza mentre stavo dai miei nonni. Io li ho comprati tantissimo, di Stephen King, ad esempio. Trovate molte collane di romanzi d'amore, molti libri di fantascienza, molti libri di genere, sono gialli, come non ci fosse un domani. Allora, io ho trovato questo libro di Urania, di Connie Willis, All Clear, di cui non avevo mai sentito parlare. Sapete che sto cercando di indagare un po' di più la fantascienza. Ho letto che è Premio Hugo, Premio Nebula e Premio Locus. Ho letto la trama dietro e mi ispirava tantissimo. Si parla di viaggi nel tempo. Siamo nel 2060, ci sono tre esperti di viaggi nel tempo che decidono di andare nel 1940 in luoghi sicuri, intesi sicuri in quanto che non possano influire sulla storia, per osservare meglio quello che è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra. Questi sono studiosi di Oxford. Ovviamente le cose non andranno come loro immaginavano, quindi andranno a modificare la storia. Quindi c'è il tema dei temi per quanto riguarda i viaggi nel tempo, ovvero è il caso di modificare il passato per modificare il presente, oppure si può modificare il passato con l'intenzione di modificare il presente portando del bene all'umanità? È questo il tema e mi ispira tantissimo. Cosa ho scoperto? Ho scoperto che questo è il secondo di una duologia. Ho detto: ma che cavolo, lì c'è una copia per in quel negozio, chissà quando lo troverò, come farò. Ho detto: boh, proviamo. Sono tornata il giorno dopo in questo negozio, ho spiegato questa cosa, niente, loro me l'hanno procurato, io l'ho avuto in mano il primo il giorno dopo. Come vedete, sono cose che si possono fare quando trovate persone disponibili anche in un paesino piccolissimo, un negozio di questo tipo.
Il primo è blackout, quindi qui c'è l'inizio della vicenda e qui c'è la fine. Lo sapete tra l'altro che ho questo progetto di leggere il più possibile per quanto riguarda i viaggi nel tempo, quindi questo rientra pieno in questo mio progetto. E poi andiamo all'ultima sessione di acquisto che ho fatto pochissimi giorni fa di questo mese. Io sono andata in Feltrinelli con l'idea precisa di comprare due cose e sono uscita con quelle due cose più altre chicche stupende. Io non so se avete presente, se vi capitano quelle sessioni perfette. Io a volte entro in libreria, giro, 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 esco con un libro, a volte con niente, nonostante sia molto attratta, ma non c'è quella magia. Quel giorno si è creata quella magia e sono stata strafelice. Allora, avevo voglia di leggere una bella graphic novel. Io non ne leggo molte, non mi so orientare facilmente in quest'ambito, che anche qui è un'esplorazione al di fuori della mia comfort zone, ma Francesca, una tra voi, mi ha straconsigliato questa graphic novel, ovvero Pelle d'Uomo di Hubert e Zazmin. Ne ho anche sentito parlare piuttosto bene, anche se non ho voluto guardare troppe recensioni perché mi voglio proprio far prendere da questa vicenda. Si tratta del racconto di un gruppo di donne, di una famiglia. Loro possiedono, ve lo dico qui, le donne della nostra famiglia custodiscono un segreto. Siamo in possesso di una pelle d'uomo. Lo chiamano Lorenzo, lo chiamiamo Lorenzo. Una volta sulla tua pelle, nessuno dubiterà di avere davanti un ragazzo e così potrai muoverti in incognito nel mondo degli uomini. E non vedo l'ora di leggerlo. Poi volevo comprare anche, dopo aver visto un video di Matteo Fumagalli, che vi lascio qua sotto, anche se non servirà perché è famosissimo e tutti avrete visto questo video, ma ve lo lascio lo stesso. Se vi fosse sfuggito, vi consiglio di vederlo. Sono andata a comprarmi di Bohumil Hrabal, che non so se si pronunci così, si tratta di uno scrittore ceco, Io e i miei gatti. Allora, io quando ho visto quel video mi si sono accese 60 milioni di lampadine. Forse vi ho raccontato che io avevo un fidanzato scrittore, che è tuttora uno scrittore, e lui aveva una passione fortissima per questo autore, a cui non pensavo più da tipo 15 anni. Quando Matteo ne ha parlato nel suo video, mi si è riaperto tutto un mondo di discorsi che avevo sentito in merito a questo autore. Questo deve essere un libro estremamente particolare. Andate a vedere il video di Matteo, è inutile che io ripeta quello che lui ha detto, tra l'altro avendo letto il libro, io non l'ho letto. È un libro strano, un po' visionario, con a tratti anche horror, è particolarissimo. E vabbè, voglio leggerlo assolutamente il prima possibile. Tra l'altro, mi è venuto in mente che il mio ex fidanzato mi parlava sempre di Vuol vedere Praga d'oro, che è il libro suo più famoso, e mi sa che prima o poi mi prenderò anche quello. Tra l'altro, di questo libro dice Philip Roth, a mio parere, uno dei più importanti scrittori europei, e mi è venuto in mente che quando avevo preso in mano questa raccolta di racconti di cui vi ho parlato, ma non ho ancora letto, ma l'ha letta mio marito, di Gesak Sat, Oppio e altre storie, anche qui Philip Roth dice la sua. È scritto piccolo e non ci vedo. Vediamo dove ne parla. Dove ne parla? Sono sicura di averlo letto. Dov'è? Allora, diciamo, filo rosso, sanguinante dei racconti di Xat, eccolo qui. È l'insaziabile curiosità per il mistero del dolore, come ha scritto Philip Roth. Sono dell'idea che Philip Roth amasse molto la letteratura dell'Est Europa, perché parliamo di Ungheria e Repubblica Ceca. A me anche scoprire queste cose fa impazzire, mi fa impazzire. Cioè, sono tutti questi miei percorsi mentali che mi rimandano all'idea che quel libro lì è arrivato proprio in quel momento giusto della mia vita. Quindi, curiosissima di leggere questo, ma anche questi racconti, come già sapete, perché vi ho già detto che avevo voglia di leggerli. E poi mi sono imbattuta davvero in delle chicche incredibili. Con la voglia, appunto, che mi è venuta in questo periodo di affrontare le graphic novel, mi sono trovata davanti, non sapevo che esistesse qualcosa che io. Cioè, mi viene la pelle d'oca e probabilmente mi commuoverò anche. Io non sapevo che esistesse questo lavoro. Piazza Loggia di Francesco Barilli e Matteo Fenoglio con prefazione di Manlio Milani. Questa è Piazza Loggia.
Questa è Piazza Loggia Brescia, questi sono i Maci delle Ure, questo è l'orologio e qui sotto è dove è scoppiata la bomba. Io sono di Brescia. La bomba è scoppiata il 24 maggio del 1974, un anno prima che io nascessi. Manlio Milani è il presidente portavoce dei parenti delle vittime. Sono morte 8 persone, ci sono stati più di 100 feriti. Quel giorno mio papà doveva essere alla manifestazione in Piazza Loggia, non ci andò perché aveva la febbre. E loro che non abitavano all'epoca vicino a Piazza Loggia sentirono lo scoppio. Io ho vissuto sulla mia pelle le vicende di Piazza Loggia per tanti motivi, perché sono nata in un momento in cui le stragi terroristiche c'erano ancora, mi ricordo perfettamente, il 1980, la bomba a Bologna. Sono atmosfere che io ho vissuto e me le ricordo. Non solo, ma io ho vissuto tutto l'iter processuale, tutto l'iter di indagini in contemporanea mentre avvenivano. L'iter processuale si è concluso nel 2017, quindi capite bene che li ho seguiti. Abbiamo studiato a scuola, siamo andati in manifestazione più volte in Piazza Loggia. È una cosa che noi bresciani sentiamo profondamente. Non c'è un 28 maggio del mondo che non sia passata da lì. Una delle vittime era docente, professoressa nel liceo che io ho frequentato. È una cosa che ho sentito sulla mia pelle tantissimo. C'era bisogno di fare un po' di ordine perché, come sapete, o come immaginerete, ci sono stati insabbiamenti durante le indagini, ci sono stati depistaggi, ci sono stati servizi segreti. C'è stato tutto quello che sappiamo in merito a questo periodo storico che va assolutamente recuperato e che ha riguardato così profondamente, lasciando una ferita perennemente sanguinante nella mia città. E c'era bisogno di fare un po' di ordine. E questa è una graphic novel che parte dalla strage di Piazza Fontana, che è avvenuta prima della strage di Piazza Loggia, poi parla della strage e arriva fino al 2017, quindi fino alla conclusione dei processi. Ma io vi farei vedere che ci sono in fondo alla graphic novel, ma ho i brividi. Ci sono anche proprio delle parti, a parte titoli di giornale, ma poi è proprio ripercorsa tutta la storia e tutta la vicenda anche a livello cronologico, con date, fatti, eccetera, eccetera. Questa è la stele che si trova ancora in Piazza Loggia con i nomi delle vittime. L'ho guardata, i disegni sono estremamente realistici, le persone vive, quelle che avete presente negli occhi, sono riconoscibili dai disegni. Edita Becco Giallo. Io ovviamente la consiglio a tutti i bresciani, ma la consiglio a tutti. A tutti. La mia felicità di avere in mano questa cosa voi non la potete neanche immaginare. Quel giorno stesso, si vede che era un giorno baciato dalla fortuna, mi sono trovata davanti agli occhi, proprio messo per così, quest'altra chicca incredibile, questo piccolo Neri Pozza di Leonid Chipkin, estate a Baden-Baden. Leonid Chipkin è uno scrittore e medico russo e che credo abbia scritto solo questo libro, che tratta delle vicende di Fyodor Dostoevskij e della seconda moglie Anna in un'estate a Baden-Baden, in cui Dostoevskij probabilmente è arrivato all'apice o agli abissi della sua dipendenza dal gioco d'azzardo. Dostoevskij ha vissuto perennemente con l'ansia di non avere denaro, di avere debiti a causa di questa dipendenza. Il giocatore, il suo libro, tratta proprio di questo, ma comunque è qualcosa che l'ha segnato nella vita, ma ha anche segnato le sue opere. E questo libro tratta di questi temi, tra l'altro sono anche riportate le fotografie con i luoghi in cui ha vissuto Dostoevskij in quest'estate a Baden-Baden. Qui questo mese l'ho dedicato praticamente quasi tutto alla lettura di russi o di libri che trattano della letteratura russa o della vita degli autori russi, e questo va proprio a chiudere il cerchio magicamente, quindi non potevo non prenderlo. Spero di riuscire a leggerlo entro la fine del mese e di potervene parlare già fra una settimana circa. E poi, proprio perché ero rimasta folle
folgorata da questo librettino, ho preso gli unici due che ho trovato disponibili in Feltrinelli, costano 6,90 euro. Allora, partiamo da questo. Si tratta dei racconti di Johnny Ludlow, Storie di fantasmi di Ellen Wood, che era una scrittrice di storie di fantasmi. Sono due racconti, questi non hanno la letta come questo, però la grafica, il concetto della grafica è molto molto simile. Anche qui abbiamo qualche illustrazione, vedete? Questa è un'autrice che ha scritto su una sua rivista proprio racconti di fantasmi, e non vedo l'ora di leggerlo, ma ancor di più. Questa è davvero una chicca enorme, stupenda. Il racconto della vecchia balia di Elizabeth Gaskell. Io di Elizabeth Gaskell, che è una famosissima e importantissima autrice vittoriana, non ho letto nulla. Certo, non sarà questo a farmi conoscere l'autrice, però è un buon modo per avvicinarsi. Tra l'altro, con un racconto, anche qui, di fantasmi, che Dickens ha amato moltissimo. Sapete quanto io ami Dickens? Io adoro quando nella mia testa si formano queste concatenazioni, mi piace da morire. Insomma, Dickens ha parlato pa con la Gaskell mentre scriveva il racconto, lo leggeva mentre lo scriveva e l'ha invogliata a terminarlo perché Dickens l'ha amato tantissimo. Anche Dickens amava molto le storie di fantasmi. E quindi anche questa è una chicca bellissima che non vedo l'ora di leggere. Tra l'altro, temo fortemente di essere entrata nel gorgo del collezionismo. Quindi ogni tanto, magari quando le troverò in giro, uno di questi librettini di Abbia Editore, che veramente continuo a complimentarmi con loro, li prenderò. Mi piacciono veramente tanto. Con questo ho terminato l'ennesimo video lunghissimo. Ma come vi ho detto, l'ultimo di quest'anno, credo, cioè credo nel senso che probabilmente a dicembre ne vedrete un altro sui regali di Natale, o magari sarà già gennaio, non lo so, di Hull. Ho in mente tante cose da settembre in poi, quando avrò più tempo di studiare meglio i video, di prepararli meglio, sui libri, divido sui libri e magari alcune monografie, alcune cose che vanno un po' più a fondo a cose lette. Quindi spero che continuate ad avere voglia di seguirmi in questa avventura che a me piace veramente tantissimo. Io, come sempre, vi ringrazio moltissimo, vi mando un bacio grande e a sabato prossimo se vi va. Ciao!